tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Vediamo insieme le notizie di oggi. The Farfagans, cortometraggio italiano con effetti in 3D della durata di 5 minuti, racconta la storia di piccole creature venute dallo spazio e in un mese ha raccolto 10.000 contatti su YouTube, oltre a recensioni ottimistiche sui portali di cinema italiani ed esteri. Si tratta di un prodotto raro nel panorama del cinema breve italiano per via del massiccio utilizzo della computer grafica, seppure nella cornice di limitate risorse economiche. Uscirà il 2 aprile Gamer, un thriller ambientato nel futuro e diretto da Mark Neveldine e Brian Traylor. Il protagonista, interpretato da Gerard Butler, è un condannato a morte divenuto un'icona della cultura pop tramite un reality. Milioni di telespettatori accendono la TV per seguire il macabro spettacolo di centinaia di detenuti intenti a lottare tra di loro all'interno di un gioco online chiamato Slayers. La sua missione sarà quella di sbaragliare gli avversari e mettere fine a questo gioco al massacro. Il libro della Genesi della Bibbia potrebbe essere trasposto al cinema in un'edizione esclusiva in 3D. La produzione farebbe capo a Cary Grant, che aspetta il via libera per conto della Paramount Pictures. Il budget spazierà tra i 30 e i 50 milioni di dollari, cifra irrisoria se pensiamo al potenziale del film, ma i produttori hanno lasciato capire che il libro della Genesi non sarà un film blockbuster, ma qualcosa per le famiglie veramente religiose. Sarà davvero così? Vi lascio con il trailer di oggi. Joy, dovresti lasciare tutto e venire in Florida. Qui è facile dimenticare tutto. Basta cocaina, crack. Basta crack, cocaina. Perdoneresti i terroristi dell'11 settembre? Ma certo che non si possono perdonare, sono morti! Mio padre è morto. Come? Suicidio? No, l'ho dimenticato. L'amore può cambiare le persone. E allora che ci fa qui tutto solo? Lavoro. Mi piace il suo lavoro? Rende. Bene. Allora argomento chiuso. I try to forgive, I try to forget, try not to relive what makes me upset. È finito il mio Xanax, ne hai ancora una per me? Ma certo, amore. I made a mistake, it's just like the air, left the ring water. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata!